Quanto è divertente giocare a basket! Sembra che vi serva un arbitro. Tom, puoi trasformare Walter in un arbitro? Un raggio trasformatore! È fantastico! Ora avete il vostro arbitro! Walter è pronto per mostrarvi come si gioca! Avete visto come si fa a segnare il punto? Ok, Marley, mostraci le tue abilità! Marley, toccare il cerchio del canestro è un fallo. Così, nessun punto. Dai, prova ancora. Frank, è il tuo turno. Gary, ora tocca a te. Tom, aiuta Gary! Mi dispiace, ragazzi! Tom, questa è fuori controllo. Oh no. Devi procurarti un'altra invenzione. Come ci aiuterà un raggio telecinetico? Ottimo lavoro, Tom! Walter, penso che il gioco sia finito! Tom, vuoi giocare? Yay! Hai fatto punto! Oh, Walter sembra quasi impazzito! Tom, fai qualcosa! Finalmente, eccoti di nuovo, Walter! Walter, vuoi diventare un arbitro a tutti gli effetti? Questo è molto più divertente! Grazie, Tom! Ciao, Ben, mi sembri ansioso. Che c'è che non va? Sembra che tu non sia particolarmente tagliato per lo sport. Che ne dici, Tom? Puoi aiutarlo?
Cos'è quello, Tom? Un motore nuovo di zecca per rendere Ben più veloce sul campo. Ma è brillante! Sei felice, Ben? Coraggio, è ora di vincere questa competizione! Wow, Ben è super veloce! L'altra squadra non riesce proprio a starti dietro. Vai avanti, Ben! Ce la puoi fare! Wow, ma sei anche più veloce di Jerry! Hai fatto un ottimo lavoro, Tom! Guarda com'è soddisfatto Ben! La squadra di Ben sta vincendo la partita! Oh no, sembra che ognuno di loro sia stanchissimo, esausto! Anche tu, Jerry, lo sei? Tom, non pensi che il nuovo motore di Ben sia persino troppo efficiente? Guarda, il motore di Ben sta avendo una perdita! Ehi, attenzione! Oh no! Va tutto bene, Ben? Così non potrai giocare ancora. Non preoccuparti, Ben. Tom troverà una soluzione. Tom, che cos'hai in mente? Nuova invenzione, ma è grandioso! Una pompa, e dici, funzionerà! Sì, sta funzionando! Ce l'hai fatta! Grazie, Tom! Il gioco può ricominciare. Che c'è che non va, Tom? Non puoi giocare con il tuo motore che perde. Tom, riesci a ripararlo? Ti senti meglio ora, Ben? Ora, Ben giocherà secondo le sue reali capacità. Ehi, ma è un pareggio! Ottima mossa, Ben! Il tempo sta per scadere. Lo vedi, Ben? Non devi essere per forza il più veloce per aiutare la tua squadra a vincere. Ehi, ciao, Baby Rocky! Ti serve l'aiuto di Tom! Oh, capisco! Vuoi competere nella gara che è stata organizzata tra i piccoli di Car City? Tom, hai qualche tipo di idea? Sei grandioso! Thank you.
Oh, wow! Ma è grandioso! Baby Rocky, adesso puoi guidare come qualsiasi altro piccolo. Ok, e ora andiamo alla gara! Siete tutti quanti pronti? Ai vostri posti, partenza, via! Coraggio, Baby Rocky! Stai andando alla grande! Oh, guarda, Tom! Rocky è qua e sembra molto orgoglioso di suo figlio! Coraggio, Baby Rocky! Puoi farcela! Ma che cosa sta succedendo? Oh no, Tom! Penso che le ruote siano fuori controllo! Fate attenzione tutti quanti! Oh no! A Baby Rocky serve aiuto! Qualcuno deve pur salvarlo! Coraggio, Tom! Pensa a qualcosa! Puoi farcela! Ah! Ehi, questa è la tua faccia delle grandi idee! Ma certo, dei fuochi d'artificio per chiamare il super camion. Ehi, eccolo qua. Una super auto da corsa. È proprio quello che ci serve per salvare Baby Rocky. Coraggio, ripariamo le ruote. Ben fatto, Tom, magnifico, lo hai salvato. Ebbene, sei pronto per fare un'altra gara, Baby Rocky? E allora pronti a partire. Ben fatto, Super Camion e Tom. Voi due siete una squadra fantastica. Ehi, ciao ragazzi. Kerry, stai cercando il modo di distribuire i tuoi dolcetti al party di Natale. Sicuramente Tom inventerà qualcosa.
Una macchina fabbrica dolci gigante! Coraggio ragazzi, è arrivato il momento di provarla! Che ne dici? Vuoi provarla, Walter? Hai fatto un ottimo lavoro, Tom. Questa macchina sforna dolci è semplicemente fantastica. Ehi, ma c'è qualcosa che non va. Tom, devi fare qualcosa. I piccoli non si stanno rendendo conto che c'è un'anomalia. Carrie, cerca di fare in modo che i piccoli stiano dietro. Che ne dici, Tom? Stai per provare un'altra invenzione? Tom ha inventato questa pistola. State fermi e vedete cosa succede. Oh, ops, mancato. Fai attenzione, Jerry. Ben fatto, Tom. Ora la macchina fabbrica dolci è vuota. Puoi smettere di sparare. Al circuito c'è un bel po' di divertimento che ti potrebbe interessare. Che ne dici? Andiamo! Ai vostri posti! Partenza! Via! Jerry è troppo veloce, Tom. Ma questo sicuramente è un bel allenamento. Grazie per aver salvato la giornata con le tue invenzioni. Ma che bellissimo party di compleanno per Amber! Amber, ti stai divertendo alla tua festa di compleanno? Vuoi rendere il tutto ancora più divertente per Amber inventando qualcosa?
Ehi, la tua invenzione riempirà questo party di un sacco di bolle. Coraggio, Amber, crea la prima bolla. Ma è semplicemente fantastico. Quelle bolle sono magiche. Ehi, venite a vedere, ragazze. Wow, le bolle stanno diventando ancora più grandi, Tom! Non così vicino! Oh no, Tom è stato inghiottito dalla grande bolla! Oh no, non è certo una buona cosa! Usa qualcosa del tuo corpo, Tom! Scusa, Tom! Le piccole bolle stanno scoppiando a causa delle onde musicali che arrivano dalla radio. Hai un'idea su cosa fare a riguardo? Stai per alzare il volume sul super hi-fi al massimo! Il trampolino deve essere proprio sotto Matilda, Tom! Ottimo salvataggio, Tom! Sembra che tu ti stia divertendo là, Amber! Tom, muovi il trampolino, veloce! Finalmente sono tutti giù e al sicuro. Bel lavoro, Tom. Tom, sarebbe meglio che lo spegnessi. Così è più sicuro scatenarsi con la musica, non è vero? Wow, ma qui ci sono un sacco di regali di Natale. Che cosa stai facendo, Tom? Oh, capisco. Quest'anno vuoi diventare come Babbo Natale. Wow, che bellissima invenzione! Un gran bel lavoro, Tom! Oh, sta portando a tutti voi bellissimi regali di Natale! Oh, un pallone da pallavolo! Dai, giochiamo!
Questa gomma è veramente bellissima. Tom sta impersonando Babbo Natale alla grande. Oh no! Oh, questo era doloroso. Oh no, l'elica ha scambiato i regali. Tom, l'elica è fuori controllo. Devi fare assolutamente qualcosa. La tua invenzione ha creato un grosso caos qui. Difficile del previsto. La pistola lanciareti è una grandiosa idea, Tom! Fai veloce, Tom, o non riuscirai a passare il ponte! Ecco quello che potremmo chiamare un bel volo. Hai salvato Car City, Tom. E ora sicuramente rivorrete i vostri regali, giusto? Ed eccone uno bellissimo per te, Tom. Buon Natale, ragazzi. Wow, è veramente fantastico, Ben. Beh, i piccoli non sono poi così impressionati. Magari Tom potrebbe aiutarti. Ben vuole riuscire a impressionare i piccoli. Puoi aiutarlo. È un clown eccezionale. Ah, volete di più, piccoli? Che ne dici di insegnare ai piccoli le forme? Coraggio, facciamo un gioco. Voi dovete disegnare qualcosa partendo dalla figura che Ben vi mostrerà. Quello è rotondo. Ben il clown lo farà diventare reale. Coraggio, giochiamo! Un quadrato. Un cubo dei Lego, ben fatto! Che cos'è che ha la forma di un cuore, piccolo?
palloncino a forma di cuore. Ben fatto. Oh, sta volando via. Volete ancora di più? Un triangolo! Barry, ti va di provare? Questa pizza ha la forma di un triangolo. E ora vediamo un po' che cosa possiamo farci. Fette di pizza a forma di triangolo. Deliziose! Ancora un po' di più, Ben! Ancora un po' di più! I piccoli volevano mostrare a Ben una forma rotonda. Grazie mille, Tom. Sei un inventore incredibile. Sì, ragazzi, state decorando l'albero di Natale. Ha un aspetto delizioso. Ottimo lavoro, Baby Rocky. Oh no! Crocomile ha rubato la stella di Natale! Tom, come farai a riprendere Crocomile? Fantastico, un tappeto magico! Portaci da Crocomile, veloce! Non è divertente volare, proprio come una renna! Oh no, Tom, è tutto ok! Voi due fareste bene a stare più attenti la prossima volta! Ecco, c'è Crocomile! Fate attenzione a quelle palline viscide. Fermati, Crocomile. Tom, Crocomile sta andando dall'altra parte. Usa la tua pistola a spara palle di neve. Wow, fai attenzione. Ottima mira, Tom. Ora non puoi andartene. No, Crocomile. Crocomile se n'è andato ed ha ancora la stella di Natale. Rallegrati, Tom. I tuoi amici sono qui per aiutare. Cerchiamo di fare un piano.
Ottima pensata, ragazzi. Il radar ci aiuterà a trovare la stella. La stella di Natale è al centro elettrico. Disperdiamoci. Qui c'è Crocomile. Tom, ora usa il tuo raggio congelatore. Questa volta non puoi scappare. Gran bel lavoro, ragazzi. Ricordate, amici, a Natale è tempo di donare, non di rubare.